Bentornati su Focus, benvenuti in questa terza e ultima parte della nostra serie sul Giappone. Se vi siete persi la seconda o la prima parte, trovate la scheda qui in alto e sotto il link in descrizione. Abbiamo quindi abbandonato il Giappone rurale e attraverso lo Shinkansen, il treno proiettile velocissimo, siamo arrivati nell'antica capitale del Giappone, Kyoto. Scopriremo appunto questa città ricchissima di storia e tradizione. E poi ci sposteremo anche a Osaka, una città completamente diversa, quasi non sembra di essere in Giappone, per quanto è caotica e diversa, lo scoprirete tramite le immagini. E poi andremo anche a vedere Hiroshima e un'altra isoletta con un tori, che sono queste cose qua, immersi nell'acqua. Tutte le foto di questo viaggio sono realizzate con Canon R6, le foto a colori, mentre quelle in bianco e nero sono realizzate con iPhone 15 Pro Max. Buona visione! Oh.
Ed eccoci arrivati alla conclusione di questo terzo e ultimo video del nostro viaggio in Giappone. Un viaggio per noi durato 19 giorni, per voi soltanto 3 episodi, che speriamo vi siano piaciuti. Speriamo che le nostre foto vi siano piaciute e vi chiedo se avete piacere e voglia di commentare sotto la foto che vi è piaciuta di più o se avete domande in particolare sul Giappone, su dei posti che abbiamo visto o sulla loro cultura, curiosità varie, scriveteci pure nei commenti e saremo felici di rispondervi. Grazie per aver visto tutta questa serie. Un saluto da Focus.